Ciao a tutti ragazzi, sono Piccola Calci e questo sarà un video acquisti di inizio giugno, ma vedrete manga usciti a maggio. Per alcuni miei problemi ho dovuto acquistarli dopo. Sono solamente tre volumi con due riviste. Partiamo subito con la Planet Manga, di cui ho acquistato Black Butler numero 2 al prezzo di 4,30 euro. Allora, che dire di questo manga? Non l'ho ancora letto, quindi la storia non so come si evolve, scusate. Comunque l'edizione mi sembra migliorata, ci sono molte più pagine e anche una specie di pagina a colori, che è questa qua, con il retro. Diciamo sì, l'edizione è migliorata, il confronto del primo volume, che secondo me faceva veramente pena, è migliorata tantissimo, cioè diciamo. E comunque il primo l'ho preso solamente perché era al lancio di 1 euro, perché se dovevo pagarlo 4,30 euro non so se l'avrei acquistato. Comunque la storia mi era piaciuta, quindi vedremo com'è il secondo. I disegni sono sempre belli, mi piacciono veramente, questo tratto mi piace tantissimo. E vabbè, vedrò com'è e come si evolve la storia. Poi passiamo alla GP, di cui ho acquistato Forbidden Love numero 3 al prezzo di 4,30 euro. E anche questo non l'ho ancora letto, però la storia mi piace tantissimo, quindi sicuramente anche questo numero sarà spettacolare. E non so, cioè, io pensavo che questo manga fosse mensile, però dal 2 al terzo c'è, cioè, passato 2 mesi prima che uscisse il terzo. Qui comunque c'è scritto mensile, boh, vabbè, sarà bimensile, bimestrale, non lo so. Comunque, come storia mi piace, i disegni sono belli, soprattutto come viene disegnato il lupo. A me piace tantissimo come viene disegnato il lupo, cioè è fatto benissimo, non so voi cosa ne pensate, ma il lupo è fatto veramente bene. Ora, non trovo un'immagine che mi piaccia, cioè che si veda bene del lupo. Vedremo. Ecco qua, anche questo. Sono fatta bene, cioè secondo me è fatta benissimo. E comunque a 4,30 euro della GP. Poi passiamo all'ultimo volume, che è della Star Comics, che è Blackbird numero 9 a 4,20 euro. Anche questo non l'ho letto, devo leggerlo, però mi piace, è uno shoujo particolare che mi appassiona sempre di più. E i disegni sono soliti, tratto particolare, molto molto diverso dal classico shoujo. E vabbè, vedremo com'è il nono numero. E le riviste sono due, una è quella della GP, che è questa qua, il numero 4, al prezzo di 1 euro. Qui nel regalo c'era questo qui, che è il previous book di Billy Bat, che non prenderò sicuramente perché non mi attira. E c'era anche un poster che di Hello Spank, che ho attaccato alla porta. E la seconda rivista è un'anteprima di maggio, prezzo sempre di 1 euro. E ho visto un po', e di novità non c'è un granché, c'è solo un manga che sicuramente comprerò, ed è questo qua, che è il diario del cielo. Sono quattro volumi a 4,30 euro, che uscirà il 21 luglio. Sicuramente lo prenderò perché la storia mi attira. E i disegni, c'è l'anteprima, non sono niente male, secondo me. Quindi sarà una storia interessante, penso. Sono solamente quattro volumi, quindi nemmeno tanto lunga. E nient'altro, non ho trovato altro di interessante che mi interessi. C'era, mi sembra, ora non mi ricordo dove, della J-Pop. Ora non ricordo però dov'era. Ora ce la posso fare. Ah, questo era il ladro delle mille facce, penso. No, meno un Memphis. Sì, penso. Sì, è il ladro delle mille facce, se non mi sbaglio. Che è un unico volume a 9,90 euro delle Clamp. Mi interessava, però non so se lo prenderò. E con questo ho finito, questi sono gli acquisti di inizio giugno, ci vediamo al prossimo video che non so, forse farò una recensione che mi è stata chiesta su To Love Ru, vedrò. Comunque alla prossima, ciao!